Ciao amici, bentornati su Computer in 2! Oggi siamo qua per una cosa super mega hyper speed che valeva la pena però trattare. Appunto stiamo parlando di un unboxing veloce, una review veloce un unboxing già unboxato di un hard disk. Esatto. Da 2.5. Sì. Della Sony. Sì. Classico. Da 100 giga. Sì. Da peso di 130 grammi. Dalle dimensioni non me le ricordo, però sono 79x8,7 per 117 mm. Va bene, tutto. Grazie per l'invito. Grazie. Dai, fatti scherzi, volevamo fare una brevissima review di questo hard disk, come potete vedere. Perché? Perché è uno dei più sottili che ci sono in commercio, quindi per chi ha bisogno di qualcosa di portatile, ultra portatile, ultra compatto e resistente, perché... Prova. Appendiamo così. Guarda, si vede come l'iPhone. Esatto. Soffre di bandgate e quindi stiamo parlando del Sony, come si chiama il nome tecnico? HDSG5. Esatto. SG5. Come detto prima, anzi, andiamo a vedere. Apriamo la scatola, semplice, come potete vedere dalle immagini, semplicissima, nulla di particolare, bianca, 1,5 milioni di istruzioni, dopo abbiamo l'hard disk e un USB 3.0, appunto perché era stato detto 3.0. Quindi, specifiche di questo hard disk sono le classiche 3.0, abbiamo fatto i test, sì, anche di scrittura e lettura. Va, normale, come tutti gli hard disk. Non sembra più veloce. Quindi sì, nulla di, non è un SSD, però come capacità di memorizzazione, che abbiamo i 500 giga appunto, va egregiamente. Quindi abbiamo la possibilità di avere questo hard disk super ultra mega tascabile. Purtroppo nella confezione non c'è un, come si dice? Non c'è una custodia? Esatto, non c'è una custodia, però quindi è da comprare a parte. Questo unboxing voleva dimostrare appunto la capacità di questo piccolino hard disk di accompagnarci nel mondo del lavoro, nel in giro, a meno che non vogliamo utilizzare quei connettori SATA USB, sì, e quindi lì diventa iper mega ultra portatile, perché vai a togliere appunto gli 8 cm diventano 6,5 aumenti, quindi riesci ad avere qualcosa di mega portatile. Piccola cosa, c'è un leddino come potete vedere di stato, quindi quando scrive e legge, oh, esatto, blu, carino, non è quei puntini ma un po' fuscato, quindi oh. Lo compresti? No. Perché? C'è 4 TB al bastardo, quindi cosa vuoi fare? Esatto. Quindi, a tutti quelli che serve qualcosa, che c'hanno il portatile, che vanno a destra e a sinistra, però non hanno un SSD all'interno, quindi non possono spendere 250.000 milioni di euro per 1 TB di hard disk, si prendono quelli portatili, che hanno 3, e quindi siamo a posto, risolviamo così. Il prezzo spero indicato... Spero che si spacchi uno dietro l'altro. Li spacco tutti quanti. Così, guarda. Il prezzo indicato sono sui 99 euro ufficiale e lo trovate a 75 euro. In media, così in giro Amazon, non ho detto niente. No. Però, speriamo di avervi dato uno spunto, un aiuto, perché era molto carino da parlare della risca più sottile a questo mondo. Per questo video è tutto. Sei sicuro? Sì. Io lo metterò più sotto. Attenzione, Smash ha lanciato la sfida. Vuole fare una disc da quanti millimetri? 2. Da quanti terabyte? 14. 14 te... 2 yottobyte in 2 millimetri. Sfida accettata, ci vediamo al prossimo video. Una startup ora, dai. Iniziamo, adesso ci mettiamo. Ci vediamo al prossimo video, noi iniziamo con 6 miliardi di dollari. Ok, metti qua il sito, ci vediamo. Ciao. No, pagati in oro.